Salve a tutti, una città a misura di famiglia. Questo è il titolo del secondo weekend della famiglia. Siamo qui con uno degli organizzatori, Francesco Di Giacomo, e con Paola D'Alesio del Forum regionale per parlare di questo che è un evento tutto teramano, arrivato alla seconda edizione. Proprio a Francesco Di Giacomo vogliamo chiedere quali sono i motivi e per quale esigenza necessita dell'organizzazione di questo secondo weekend della famiglia. Dunque, sì, il secondo weekend della famiglia intanto si inserisce all'interno di un progetto che vede la collaborazione tra l'amministrazione comunale di Teramo, che è una città del network italiano delle città per la famiglia, e il forum, delle associazioni familiari dell'Abruzzo. Network italiano della città della famiglia, Sì, è un network a cui hanno aderito diversi comuni italiani che si prefiggono l'obiettivo di provare a declinare una città a misura di famiglia attraverso politiche, per la famiglia che si possano sviluppare a livello locale, a partire da interventi, per un'equità, sul fisco. Penso per esempio a un intervento sulle tariffazioni dei servizi locali o un'attenzione alla famiglia e alla situazione delle famiglie nella tariffazione dei servizi. Questo perché ovviamente, capiamo bene che, una famiglia che ha figli a carico, magari che ha persone disabili o non autosufficienti al proprio interno, non ha le possibilità economiche anche di contribuire alla vita dello Stato nella stessa misura in cui può farla, magari lo possono fare altre realtà in cui non ci sono figli a carico o situazioni di questo tipo. Ma non solo, ci si impegna per promuovere il benessere della famiglia, per aiutare le famiglie a mettersi in rete e sviluppare anche una solidarietà tra famiglie, questo sempre avendo come obiettivo quello della sussidiarietà, quindi istituzioni e associazionismo si mettono insieme per favorire, ecco, momenti di sviluppo per la famiglia, ma anche la presa di coscienza dell'importanza della famiglia nella società. Questo proprio perché, pur non essendo magari così rappresentativi dal punto di vista fiscale, chiamiamolo così, economico, non possono contribuire magari delle persone che hanno a carico due o tre figli, però socialmente sono indispensabili per Certo, la società. assolutamente sì, e questa è un'esperienza che si sta portando avanti in diverse amministrazioni locali, comuni, province e regioni, in cui si sta provando con il fattore famiglia o il quoziente famiglia di mitigare, diciamo così, la pressione fiscale sui nuclei che hanno figli a carico, perché oggettivamente crescere un figlio comporta anche delle spese elevate, e quindi questa esperienza pian piano inizia a far strada. L'ultima di cui c'è stata notizia, il comune di Lodi ha introdotto l'esenzione della tariffa locale sui rifiuti per le famiglie che abbiano da 4 figli in su. Quindi un gesto di attenzione, per esempio, nei confronti di famiglie numerose. Però voglio dire, poi gli interventi possono essere declinati a tanti livelli, in tante forme. La cosa importante, secondo me, è che sempre di più ci si renda conto che la famiglia è il nucleo fondante della nostra società. Lo diciamo tutti, lo sentiamo dire sempre, in tutti i contesti, però oggettivamente oggi l'Italia è molto indietro su questo fronte. Siamo uno dei paesi occidentali che meno investe e ha investito sulla famiglia, che ha la maggiore pressione fiscale sulle famiglie e che non tiene conto che la famiglia in Italia, tra l'altro, in questo momento di grave crisi, ha costituito il vero e proprio ammortizzatore sociale, no? Abbiamo visto tante famiglie, grazie ai propri risparmi e alle situazioni di solidarietà all'interno della famiglia, sostenere per esempio i tanti che hanno perso lavoro, o che si trovano in situazioni di difficoltà. Quindi investiamo sulla famiglia, questo potrebbe essere lo slogan di questa seconda edizione, ma in generale proprio su quella che è la politica della famiglia. A lei vogliamo chiedere però se ci spiega magari un pochino il programma, cosa sarà, come si Certo, articolerà un intanto pochino. partiamo dalla scelta della data che non è a caso, ma si lega anche al fatto che a livello internazionale l'ONU, il 15 maggio di ogni anno ha stabilito la giornata internazionale della famiglia. Quest'anno casualmente.
Festa della mamma, o Tra sbaglio? l'altro si aggiunge Quindi anche il fatto che è la festa della mamma, quindi siamo assolutamente in tema da questo punto di vista. Ecco, un momento, un contenitore di iniziative, di proposte in cui oltre al forum si sono come dire, coinvolte tante realtà che a livello locale si occupano di famiglie, associazionismo cattolico, associazioni di volontariato, ma anche nel progetto poi sono coinvolti anche comitati di quartiere e frazione, cioè questo, ecco, ripeto, il weekend è solo una parte di un progetto più ampio che vuole mettere in rete, ecco, le proposte e le opportunità per la famiglia presenti sul territorio. La possiamo chiamare una sorta di vetrina questa per Esatto, potrebbe mostrare essere pensata quelle che così, sono ma le... anche, ecco, anche qui per ridirsi insieme nella nostra città la bellezza della famiglia. Oggi purtroppo la cronaca troppo spesso ci mette in evidenza quelle che sono, pur esistendo oggettivamente, le fragilità di alcune situazioni familiari, le situazioni che sfociano anche nella violenza nell'ambito familiare. In 1 o 2 giorni vogliamo invece soffermarci su quelli che sono gli elementi belli della La famiglia, gioia. No? La gioia dell'essere famiglia, del vivere la famiglia, del mettere a mondo i figli e di crescerli, anche se questo comporta fatica e sacrifici, e di ridirci insieme che la famiglia è il nucleo fondante della nostra società, è l'ambito in cui si apprende la crescita con valori come l'affetto, l'amore, il perdono, la Il solidarietà, sacrificio tra proprio, perché poi un sacrificio, giorno saranno anche loro genitori, quindi dovranno anche loro imparare in E questo anche senso. la solidarietà intergenerazionale, no? Il volersi prendere cura anche degli anziani presenti in famiglia, delle persone non autosufficienti. Ecco, tutte queste belle cose che ci sono nella famiglia italiana e che non fanno rumore, perché sappiamo che fa più rumore un albero che cade che non che una famiglia che cresce, forse è bene che ogni tanto torniamo a ricordarcela, a ridircele, no? Anche insieme. Quindi questo è un po' il senso poi di questo weekend. Infatti non a caso proprio sabato 10 maggio il primo appuntamento, leggo il titolo, è Genitori e figli, dialogo impossibile? Ecco, punto interrogativo. Questo è il primo tema non da poco, ecco, non è semplice, soprattutto quando i figli arrivano in fase preadolescenziale, adolescenziale, riuscire ad essere in sintonia con i nostri figli, no? Iniziano i problemi, iniziano a vederci un po' come vecchi distaccati e facciamo fatica a trovare la chiave per riuscire anche a essere ascoltati dai nostri figli. E allora abbiamo chiesto, tra virgolette, aiuto a un formatore che si chiama Franco Marmello, che è di Torino, che si occupa di sviluppo risorse umane anche a livello di grandi aziende in Italia e che è molto attento alle relazioni tra le persone. Lui ha scritto un libro che ha chiamato proprio Manuale sottovoce per parlare con i nostri figli e avere qualche probabilità di essere ascoltati. Quindi... Ricordiamo, questo sarà alle ore 10 nella sala convegni presso l'Arca, sì, di Largo San Matteo. Matteo. Ecco, invitiamo tutti i genitori. Infatti in rosso c'è scritto l'invito è rivolto ai genitori degli alunni delle scuole medie e superiori, proprio perché questa è l'età, la fascia di età particolarmente interessata esatto, al tema, perché alle quella è la rivoluzioni. Fase in ecco. cui iniziano queste difficoltà di dialogo. Sì, poi proseguiamo sempre sabato 10 maggio, andiamo nel pomeriggio, sì. E sono alle ore 16 nella Sala San Carlo, ecco. Convegno verso una città a misura di famiglia. Certo. Questo vogliamo... Ah, non è nella Sala San Carlo, esatto, ecco, questo. Ecco la precisazione, vedi, io sono caduto nel tranello della brochure errata che per motivi tecnici è stata cambiata, non è più nella Sala San Carlo, bensì alle ore 16, lo chiediamo comunque, questo qui chiediamo tutto quanto a Paola D'Alessio, che è del forum regionale e si è impegnata particolarmente sì. per questo appuntamento. Sì, non è più alla Sala San Carlo, ma è alla Sala Polifunzionale della provincia. Questo è il convegno che è stato proprio curato dal forum. Anche lo scorso anno abbiamo curato un convegno dedicandolo alle politiche fiscali. Quest'anno abbiamo scelto una tematica che veramente ci sta a cuore, vale a dire quella relativa all'emergenza demografica, nel senso della denatalità. Cioè pochi bambini, poche nascite. Esattamente, non a caso abbiamo scelto un titolo emblematico, una società senza figli e una società senza futuro. Noi diciamo giustamente che una società formata da soli adulti e anziani, purtroppo è la triste realtà, ma è una società destinata a svanire nel futuro, nell'avvenire, e anzi sappiamo bene, conosciamo bene con quali e quante difficoltà oggi le nuove
generazioni si apprestano a formare una famiglia, addirittura a mettere al mondo dei figli. Qualcuno ha detto in maniera molto efficace che mettere al mondo dei figli oggi significa in un certo senso essere destinati a candidarsi alla povertà. È un'espressione angosciante, ma è la realtà, perché come si diceva prima, oggi la famiglia è massacrata sotto ogni profilo, per cui si ha paura di formare una famiglia, di mettere al mondo dei figli. Allora vogliamo in un certo senso ridare speranza alle nuove generazioni, trattando questa tematica con tutta la cittadinanza, e abbiamo invitato dei relatori d'eccezione. Prima di tutto l'intervento principale sarà curato dal dottor Pietro Boffi, che è il responsabile del centro di documentazione del CISF, Centro Internazionale Studi sulla Famiglia. E poi abbiamo unito anche, diciamo, una testimonianza relativa a un'esperienza di successo, perché ci sarà il sindaco del comune di Castelnuovo del Garda. Maurizio, quindi si può Bernardo, sperare, perché si può, come sperare, diceva lei prima, sembrava... Bisogna essere ottimisti, però occorre anche affrontare la realtà per quella che è, naturalmente. Il sindaco Maurizio Bernardi ci racconterà di Castelnuovo del Garda. Castelnuovo del Garda ci racconterà come, applicando determinate politiche ovviamente favorevoli alla famiglia, sia possibile anche, diciamo, modificare il tasso di natalità. Nel caso del comune di Castelnuovo del Garda è stato portato dal 9% nel 2013 al 14% circa. Per cui, nella media nazionale lo sa quant'è, più o meno? 9%. Quindi noi siamo, come Teramo e come provincia, un po' bassi. Diciamo, contiamo molto sulla realtà, ovviamente ben accolta dalla cittadinanza, della relativa all'immigrazione. Ecco, per cui però non si può risolvere una problematica così grande soltanto affidando, diciamo, all'immigrazione la risoluzione di questa, ecco, il cambiamento di questa realtà. Per cui vogliamo ridare speranza alle nuove generazioni, ai nostri figli, e concluderemo il convegno con una testimonianza di una famiglia numerosa. Anche qui il titolo è emblematico. Uffa, che bello, che cosa significa? Sicuramente da questa testimonianza emergerà la bellezza della presenza dei figli all'interno di una famiglia, ma con quale fatica, naturalmente, si porta avanti. Ecco. E poi ci auguriamo, naturalmente, che ci siano momenti di confronto, ecco, domande ai due relatori, che noi riteniamo naturalmente esperti in materia. Sì, ritorniamo quindi al programma del sabato e richiamiamo ancora all'appello Francesco Di Giacomo per spiegarci la seconda parte, l'altra parte che è un po' più dedicata magari ai ragazzi, possiamo dire così? Sì, noi avevamo previsto in contemporanea al convegno il laboratorio artistico per i bambini. Qui ci sono le bravissime signore del Museo Archeologico in via Delfico, che dalle 16 alle 18 circa intratterranno i bambini dai 3 ai 5 anni e dai 6 agli 11 anni con dei laboratori artistici che li coinvolgeranno attraverso una manualità. Quindi diciamo che i genitori potrebbero lasciare i bambini a fare i laboratori, a eseguire i laboratori e seguire il convegno. Esatto, è stata pensata in questi termini. Purtroppo il sopravvenire di questo problema tecnico che ha fatto spostare la sede del convegno in via Comi costringerà i genitori a dover fare un centinaio di metri di distanza, però siamo lì, le sale sono assolutamente vicine, per cui, anzi, questo è l'invito che rivolgiamo, anche perché poi i laboratori sono veramente belli e coinvolgenti per i bambini. Per i giovani, giusto per coinvolgere poi anche un po' tutte le fasce generazionali, alle 19 in Piazza Martiri il Centro Giovani Kairos organizza un'esibizione di band giovanili locali, quindi giovani e musica si ritroveranno insieme. La sera, alle 21, uno spettacolo per tutta la famiglia. Preferisco il Paradiso è un film che è stato girato dagli alunni delle terze elementari della scuola primaria San Berardo di Teramo, che ha riscosso anche molto successo. È un film che racconta la vita di San Filippo Neri ed è stato anche già illustrato alla cittadinanza e premiato come un progetto interessante per i bambini. Tra l'altro inviteremo anche saranno presenti in sala, oltre ai bambini che hanno realizzato il video, anche una giovanissima attrice teramana, Flavia Mattucci, che
ha partecipato alla fiction Don Matteo 9 in Rai non più di un mese fa, è stata trasmessa la puntata e magari sarà un'occasione anche per i bambini per potersi confrontare con chi della loro età sta vivendo anche questa esperienza, visto Con che chi hanno bonariamente fatto. magari si invidia perché guardando in televisione si E magari aspira a si ha poter questa cosa. diventare, Magari, ecco, ecco, un'attrice. ascoltare anche un po' quella che è l'esperienza di questa coetanea può essere utile anche per questi ragazzi che si sono cimentati un po' Sì. La nel progetto del cinema. durata del film si sa più o Una meno, quarantina di minuti quarantina di all'incirca, minuti. quindi prevediamo una serata che nell'arco di un'oretta, un'oretta e un quarto ci consenta di goderci anche questo momento poi bello in fondo Di di questa sequenza. conoscenza anche Esatto. con. E abbiamo voluto legare anche la solidarietà a questo momento perché durante la serata raccoglieremo fondi a favore dell'Emporio di Solidarietà della Caritas Diocesana che è a fianco molto concretamente poi alle famiglie Sì. che vivono la difficoltà di questo momento. Saltiamo al giorno dopo, Al giorno dopo una serata dopo. di festa, insomma, i giovani dalle 19 non credo che finiranno subito i gruppi, No, quindi non penso, avranno la possibilità, saranno se in piazza. qualche genitore magari si infiltra, può andare a sentire i Come concerti no, come delle no. 19, Penso dalle che i 19 ragazzi in non poi. vogliano tanto Vabbè, magari da la lontano uno presenza le dei ascolta genitori, da però esatto, lontano, da anche perché lontano. la musica buona è buona per tutti, È sia per i chiaro, giovani che per gli adulti. Domenica assolutamente. 11 maggio si riparte prima mattina alle 9:30 in Piazza Martiri. Stand, servizi, associazioni per le famiglie. Cosa ci puoi dire su questa? Anche lì abbiamo chiesto alle associazioni che sul territorio sono a fianco della famiglia di essere presenti in piazza anche per farsi conoscere, per far conoscere alle famiglie teramane le opportunità che ci sono. Si sono coinvolte tante associazioni che illustreranno un po' quella che è la loro proposta, esporranno del materiale informativo, alcune intratterranno, abbiamo saputo di alcuni, sarà presente per esempio il Cammino Neocatecumenale che animerà, come ha già fatto l'anno scorso, in maniera festosa il proprio stand, con canti, balli, Sì, loro coinvolgimento. Sì, molto, cantano sono con la molto chitarra coinvolgenti da questo punto tantissimo. di vista, ma non solo, ci saranno poi anche le varie altre Quindi teoricamente associazioni. potrebbe essere anche un momento, io questo lo posso chiedere a lei, visto che è del Mi fai sì. forum regionale, no, potrebbe essere anche un momento nel quale una persona può avvicinarsi anche al volontariato, Sicuramente, perché comunque si sicuramente, offrono. certo, sì, si offrono tante opportunità. Anche noi del forum allestiamo il nostro stand, quindi abbiamo chiesto veramente a tutti, ecco, alle persone, anche a tutti coloro che si sono affacciati alla scena politica, di avvicinarsi al forum, di interloquire con noi, di sapere che cosa ne pensano della famiglia, che cosa vogliono fare per la famiglia. Quindi ecco, questa cornice, come si diceva prima, per far festa, cioè per dire in sostanza che la famiglia ancora c'è, è viva, esiste e soprattutto resiste, ecco, nonostante le varie pressioni e gli attacchi di cui purtroppo è Sì, oggetto. andiamo veloci, magari Sì, sì. spieghiamo questa, una manovra per la vita, illustrazione teorica e pratica, manovre di sostruzione pediatrica dalle ore 10, Croce Rossa Italiana e Comitato Locale Teramo. Quindi Allora, l'idea è questa un po'. La domenica mattina ci piacerebbe poter vedere tante, tante famiglie teramane in Piazza Martiri. Venire per conoscere, abbiamo detto, le associazioni che operano sul territorio, ma non solo, per coinvolgersi con momenti ludici, ci sono diversi stand dedicati alla pittura dei bambini, ai giochi, giochiamo insieme con mamma e papà, allo sport, c'è il CSI provinciale che coinvolgerà le quindi famiglie tutti in come tuta da prova. ginnastica e Anche, scarpette sì, anche per chi tutti. vuole. Per gli Sì. amanti delle bici c'è il Bimbi in bici che è giunto alla sua 14ª edizione, che dalle 10:30 consentirà di partire in bici anche tutta la famiglia, Sempre da Piazza Martiri. sempre da Piazza Martiri, è un po' il collettore dell'incontro. Ci sarà la Croce Rossa italiana che illustrerà. A partire dalle 10 le manovre salvavita pediatriche, la manovra anti-soffocamento per eventuali Sì, hanno ossessioni dei anche bambini. Sì, realizzato un calendario quest'anno proprio su esatto. E quest'argomento. ancora l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici che iniziano a essere sempre più diffusi nei supermercati e negli impianti sportivi. Ed è importante non solo che ci siano, ma che a fronte di un'emergenza ci sia chi sappia Si sappiano utilizzare. utilizzare. Ecco perché viene proposta questa opportunità. L'ultima cosa che vorrei evidenziare è questa cosa simpatica che si chiama una foto di famiglia. C'è un fotografo, Stefano D'Alessandro, che ci ha messo a disposizione
la sua professionalità per fotografare le famiglie che vorranno avvicinarsi al suo stand. Le foto verranno poi messe su Facebook, sulla pagina del comune, e si potrà cliccare mi piace nel corso della settimana successiva all'evento. La foto che avrà ricevuto più consensi riceverà in omaggio una gigantografia che potrà appendersi In in casa. casa, felicemente. Per le altre cose, Beh, su questo poi si andiamo. può consultare il programma sul Sì, sito sì, sì. del Sì, comune che su Facebook. giochiamo insieme con mamma e papà, l'Azione Cattolica Ragazzi e la GESCI, laboratori di pittura per bambini, diamo sfogo alla fantasia a cura di giovani artisti teramani. Vado Collaborazione veloce. Antonino Giocattoli, sì. Poi, ovviamente, per le famiglie credenti c'è anche la proposta della Santa Messa che è organizzata dall'Ufficio Diocesano di Pastorale Familiare, e Alle ancora ore una. 12 nel Sì, Duomo, alle questa ore sarà. 12 in cattedrale, è la messa parrocchiale, ma si è chiesta ospitalità anche in questo senso per far vivere alle famiglie che si sono coinvolte nel weekend, quelle che ovviamente ordinariamente la domenica frequentano la messa, di poter vivere la messa insieme. E infine c'è questa mostra fotografica, un altro fotografo, lo studio fotogramma di Rosaria De Gregoris, si è coinvolto nell'evento e espone una mostra che si chiama Le pagine della nostra vita. Al Museo Archeologico Savini. Al Museo Archeologico Savini in Via Delfico saranno esposte queste foto che illustrano le pagine della vita dal pancione fino alla terza età. Ho capito. Quindi ringraziamo Paola D'Alessio del Forum regionale, Francesco Di Giacomo per l'organizzazione proprio dell'evento e ricordiamo a tutti quanti 10 e 11 maggio una città a misura di famiglia. Vi aspettiamo. Grazie. Grazie.